Newsline. Filo diretto con l'informazione. In Puglia i sintomi del long covid colpiscono tra il 5 e il 10% dei pazienti guariti, ma i servizi dedicati per prestare assistenza sono insufficienti, e quanto sostiene la FADOI, la Federazione dei Medici Internisti Ospedalieri, che in questi giorni celebra il suo congresso a Roma. I sintomi più diffusi restano quello della stanchezza cronica e della cosiddetta nebbia cerebrale. L'età media dei casi è tra i 30 e i 60 anni, secondo Franco Mastroianni, presidente regionale FADOI e direttore di medicina dell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti. Esiste un problema di smaltimento delle liste di attesa sia per i ricoveri che per le attività ambulatoriali, e i percorsi per la gestione dei pazienti Covid all'interno degli ospedali non sono stati aggiornati. La città dei Sassi celebrerà i successi della pallavolo femminile Matera a 30 anni dalla vittoria del primo scudetto in Serie A con un gran gala al Pala Sassi il 25 giugno e con la proiezione di un documentario su quella grande stagione il giorno successivo al cinema comunale Guerrieri. Lo si è appreso nel corso di una conferenza stampa in municipio con la partecipazione del sindaco Bennardi, degli assessori alla cultura Tiziana Doppido, allo sport Valeria Piscopiello, del giornalista Sergio Palomba e del regista Vito Cerri, autori del filmato, e a distanza delle ex giocatrici Giselli Gavio e Consuelo Mangifesta. All'evento, denominato PWF 30, parteciperanno gran parte delle ex atlete e dirigenti, l'ex tecnico della squadra biancoverde Giorgio Barbieri e i rappresentanti della Lega Nazionale di Pallavolo Femminile. Per l'occasione saranno esposti i trofei vinti dalla squadra. Il primo scudetto giunse nella città dei Sassi il 16 maggio 1992, interrompendo l'egemonia decennale del Ravenna. Facevano parte di quella formazione Consuelo Mangifesta, Priche Bafips, Anna Maria Marasi, Cristina Fachete, Nadia Drilic, Giseli Gavio, Barbara Leoni, Antonella Cataldo e Paola Franco. Nella stagione 1992-1993 le biancoverdi, guidate ancora da Barbieri, vinsero il Grande Slam. La PWF Matera, fondata nel 1976 e sciolta nel 2013, tra il 1991 e 1996 vinse 4 scudetti, 3 Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, due Coppe CEV e una Supercoppa Europea. È originario di Berletta il nuovo premier dell'Australia. Si tratta di Anthony Albanese, leader del partito laburista che ha vinto le elezioni. Il padre, Carlo Albanese, era di Berletta. Anthony, tuttavia, lo ha conosciuto soltanto anni dopo, poco prima della sua morte in Italia nel 2014, perché l'uomo ha abbandonato lui e la madre, Marianne Ellery, poco dopo la sua nascita. Per evitare lo scandalo, nell'Australia degli anni 60 e all'interno di una famiglia molto cattolica, fu messa in giro la notizia che Carlo era morto in un incidente d'auto poco dopo il matrimonio in Europa. Soltanto quando aveva 14 anni Anthony, che gli amici chiamavano Albo, seppe la verità dalla madre. Carlo faceva lo steward sulla nave da crociera quando conobbe Marianne nel 1962, durante l'unico viaggio oltreoceano della sua vita in Asia ed Europa. Tornata a Sydney, era single e incinta di 4 mesi, come racconta la biografia del 2016 Albanese, Telling It Straight. La storia si ripete, sempre uguale a se stessa. Nuovi disagi per i passeggeri dell'Intercity 707 Roma-Taranto, che in Basilicata fa 5 fermate. Il treno è rimasto bloccato nella galleria per un problema tecnico del mezzo, impossibilitato a proseguire, e tornato indietro fino alla stazione di Bellamulo, la più vicina, dove ha terminato la sua corsa. I passeggeri, una settantina, sono stati fatti scendere e lì hanno atteso l'arrivo del Frecciarossa diretto a Taranto, fatto fermare apposta per farli salire. Il treno ad alta velocità è giunto a Potenza 42 minuti dopo l'orario previsto. Per i passeggeri che erano sull'Intercity, l'odissea è stata ben più lunga, oltre 3 ore di ritardo. Trenitalia ha assicurato un rimborso del 50% del biglietto per i passeggeri dell'Intercity e un bonus del 25% per quelli del Frecciarossa. Una magra consolazione per i viaggiatori lucani e tarantini, spesso alle prese con i disservizi su una linea, la Battipaglia Potenza Taranto, non all'altezza di un servizio moderno. Lo sa anche il gruppo Ferrovie dello Stato, che ne ha previsto il potenziamento entro il prossimo decennio. 2 miliardi e 100 milioni fondi a disposizione, da dividere anche per la tratta Potenza Foggia e per la Ferrandina Matera La Martella. 2 morti e un ferito è il bilancio dello scontro tra due ultraleggeri precipitati nelle campagne di Trani. I velivoli diretti
addetti a Lecce si sarebbero urtati in volo dopo essere partiti dall'aviosuperficie di San Giovanni Rotondo, uno dei due ultraleggeri che sarebbe stato tamponato dall'altro e riuscito in un atterraggio di emergenza nei pressi del casello autostradale di Trani. Il pilota è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Miccoli di Barletta, l'altro mezzo è precipitato in contrada Casalicchio e le due persone a bordo sono decedute. Le indagini sono coordinate dalla procura di Trani. Newsline, filo diretto con informazioni.